Anche attraverso la presenza nostra nel governo, tante cose stanno per accadere.
sono vice coordinatore di gara di Sella Scopelli. Io e Peppe siamo partiti 2 anni e mezzo fa con una scommessa nelle mani. Abbiamo immaginato che questa terra aveva bisogno di un innesto come Scopelli per cambiare questa terra. Io sono stato tra coloro che ha creduto di più in questo progetto. Abbiamo superato difficoltà di ogni tipo. Abbiamo vinto la regionale in Calabria, abbiamo vinto la politica in Calabria, abbiamo consegnato a questa terra 4 città con sindaci autorevoli, abbiamo consegnato a questa terra i presidenti della provincia di Reggio, di Crotone e speriamo di avere anche altri presidenti nel futuro, perché quello di Catanzaro, Covanna Ferra è stato un successo tumultuoso. Quindi stiamo costruendo una classe dirigente, cari amici, e quando si costruisce è come fare un pane buono, mettere acqua e farina insieme, amalgamare e sformare dirigenti, perché la Calabria non si deve chiudere nelle stanze isolate del potere, ma deve allargarsi, allargare il proprio pensiero a tutta la cittadinanza. Tanti sforzi stanno facendo i nostri assessori regionali, non li devo citare proprio uno, ma vi assicuro che dal mio osservatorio dell'economia, vi assicuro che la Calabria sui fondi strutturali ha risalito una china in un ritardo che durava da decenni. Per la prima volta la Calabria, lo leggerete nelle statistiche, nei prossimi mesi sarà in testa sulla spesa comunitaria, perché vi è stata questa forte sinergia tra Mancini, Scopellini, il governo centrale, Tremonti, perché no, perché ci è venuto incontro, a dare, perché ha detto, se c'è una classe dirigente brava come lo siete voi, noi abbiamo il dovere di aiutare, e non aiutare solo il nord, ma aiutare soprattutto questa parte d'Italia, che a questo PDL ha consentito di governare il paese, perché questo PDL, e giuro con questa chiosa, è riuscito a costruire una classe dirigente in Calabria, che è presa l'esempio in tutto il paese. In altre regioni si critica dappertutto nel PDL, in Calabria c'è solo Lione, c'è solo l'età e forza. E quindi noi vogliamo, insieme a questa forte coesione che si è creata, andare avanti questo progetto di crescita e di sviluppo della nostra terra. E per questo che io dico, glielo dico in privato a Peppe Scopellini, glielo dico davanti a voi, noi saremo un passo davanti a te nella battaglia, Peppe, è un passo dietro di te nella vittoria, perché un gruppo dirigente deve saper distinguere i ruoli, deve camminare in sinergia, perché questa Calabria